Buongiorno a tutti, benvenuti al webinar di oggi per il progetto Delivery Unit Nazionale. E il relatore di oggi sarà l'avvocato Mazzotta, che prenderà in esame le linee guida sul decreto ministeriale del 17 gennaio del 2022. Quindi parleremo di collegio consultivo tecnico. Come sempre avrete la registrazione nel pomeriggio e le slide. All'indirizzo dove vi siete registrati, quindi sulla pagina di Eventi PA. Da domani avrete attestata la presenza e potrete, una volta compilato il questionario di gradimento, entrare nell'area I miei eventi e scaricare l'attestato di iscrizione a questo webinar. Visto che entrate senza problemi, io invito la responsabile di progetto, la dottoressa Gladilardi, a collegarsi così da portare il suo saluto ai lavori della giornata. Non la vedo. Oh Madonna, la faccio chiamare appena possibile. Perfetto, Buongiorno a ecco. tutti, buongiorno Buongiorno, Anarita, buongiorno a tutti e eccoci. benvenuti. Allora, soltanto un Siamo. attimo prima di passarti la parola, vi ricordo che avete a disposizione la chat per scrivere le domande e ci riserveremo l'ultimo quarto d'ora della presentazione. Per le risposte, ma vi invito a scrivere da subito perché se ci sono necessità di chiarimento o domande che sono legate al momento contingente, sarà cura del relatore rispondere subito. Io resto in back e ci vediamo poi per i saluti. Grazie. Grazie Anarita. Buongiorno a tutti e bentrovati. Siamo, diciamo, di nuovo qui. Io sono Claudia Lardi, sono la responsabile del progetto Delivery Unit Nazionale, un progetto all'interno del PON Governance che è finanziato dal Dipartimento della Funzione Pubblica. E oggi avremo ospite di nuovo come relatore l'avvocato Giuseppe Mazzotta. E sarà l'ultimo, diciamo, degli appuntamenti prima delle ferie estive. E abbiamo visto che c'è molto interesse e soprattutto con l'avvio del PNRR, diciamo, siamo entrati ormai nel vivo del PNRR, faremo sicuramente altri interventi. Da settembre in poi il progetto avvierà delle sessioni, diciamo, di formazione e informazione. Io oggi lascio la parola, diciamo, all'avvocato Mazzotta che ci illustrerà il DM di 17 gennaio 2022, quindi il collegio tecnico consultivo, in particolare le prime riflessioni sulle linee guida che sono state avviate. Sono divenute operative. E vi aspetto numerosi al rientro delle ferie, vi auguro buone vacanze e vi auguro una buona fruizione del webinar. A presto, grazie. Avvocato, buongiorno. Eccoci, buongiorno, grazie, grazie dottoressa, buongiorno a tutti. Le do Allora, la parola e io vi saluto di nuovo. grazie mille. Buon lavoro. Allora, grazie. Allora, buongiorno a tutti, io sono Giuseppe Mazzotta e questa mattina ho il piacere di intrattenervi sul tema, sull'istituto del collegio consultivo tecnico e in particolare su quelle che sono le linee guida di cui al DM 17 gennaio 2022, che vanno a disciplinare e a dettagliare meglio questo istituto. Il progetto di oggi, il seminario di oggi, è ricompreso all'interno del progetto della Delivery Unit Nazionale, che ha lo scopo di rafforzare quindi le capacità delle amministrazioni, in particolare per quanto attiene la riduzione degli oneri, le misure di semplificazione, la standardizzazione delle procedure e della modulistica. E prima di entrare nel merito del nostro argomento, volevo farvi un'introduzione. Allora, ieri il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega in materia di contratti pubblici. Ve lo dico perché? Perché è importante fissare subito questo elemento, cioè tutto quello che adesso vi vado a illustrare. Ha verosimilmente una durata, una validità di circa 6 mesi, perché entro 6 mesi
Il governo dovrà approvare i decreti legislativi attuativi di questo disegno di legge delega in materia di contratti pubblici. Che vi ricordo, siccome diceva prima la dottoressa Ilardi, è uno dei disegni di legge fondamentali all'interno delle riforme previste dal PNRR. Si tratta infatti di una riforma abilitante e una di quelle riforme che vanno a incidere particolarmente sui traguardi del PNRR. La riforma della materia di contratti pubblici, infatti, rientra nell'obiettivo missione M1C1 e doveva essere adottata entro il 30 giugno, quindi abbiamo raggiunto il target, perché essendo adottata il 14, quindi abbiamo raggiunto uno dei tanti target previsti dal PNRR. E i decreti attuativi dovranno essere approvati entro 6 mesi. A questo punto il governo, così come è previsto nel disegno di legge delega, chiederà il sostegno del Consiglio di Stato, che dovrà predisporre una serie di decreti legislativi. Uno o più decreti legislativi è previsto nel disegno di legge delega. Quindi è verosimile anche che ce ne saranno, verranno introdotti a spezzoni progressivamente. Questo certo non aiuta la gestione da parte dell'operatore, perché chiaramente già abbiamo difficoltà ad assorbire quella che è la nostra, tutta la normativa che è stata introdotta col DL semplificazioni col 76 e poi col 77 e tutte le varie modifiche che sono state introdotte con gli altri decreti per la governance del PNRR, per la gestione dei progetti PNRR. Quindi chiaramente quello che vi sto dicendo non è una cosa molto semplice e creerà grosse difficoltà anche agli operatori. E ad ogni modo, noi ci saremo e vi supporteremo, vi sosterremo queste nuove evoluzioni. E tenete altresì conto che tra i criteri direttivi che sono stati introdotti dal disegno di legge delega c'è proprio quello dell'utilizzo praticamente dell'estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternative al rimedio giurisdizionale. Quindi, questo criterio direttivo, ci fa già capire che verosimilmente quello di cui parleremo oggi verrà comunque, utilizzato anche per il. E, a tal proposito, anche il ministro Giovannini, il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, proprio ieri dichiarava, a margine proprio dell'approvazione da parte dell'Aula del Senato di questo disegno di legge delega, che tutte le riforme, diciamo, che sono state adottate con il PNRR, quindi verosimilmente si riferiva alle riforme adottate in particolare col DL 77, verranno comunque recepite nei nuovi decreti legislativi. E è una cosa importante perché ci dà un minimo di prospettiva, insomma. Comunque, a parte questa introduzione e questo aggiornamento che ci tenevo a farvi proprio per contestualizzare meglio il nostro colloquio di oggi. Allora, entriamo nel merito del tema, il collegio consultivo tecnico. La necessità di eliminare alcune criticità che potrebbero dare, diciamo, portare rallentamenti alla realizzazione degli appalti in materia di degli appalti pubblici e a seguito dell'emergenza Covid, ha portato il governo con il decreto legge 76 del 2020, il decreto legge semplificazioni, ad adottare questo istituto, il collegio consultivo tecnico. Con che finalità? La ratio sottesa alla norma è quella innanzitutto di semplificazione ed efficienza. Perché? Perché le amministrazioni hanno comunque difficoltà, hanno bisogno di assistenza, hanno bisogno di essere supportate, in particolare nella fase di esecuzione
dell'appalto. Quindi per andare a definire tutte quelle che sono le controversie che possono insorgere durante il ciclo dell'appalto di lavoro. Quindi proprio un'assistenza costante. In secondo luogo, per prevenire in via anticipata e preventiva le controversie relative all'esecuzione dei contratti pubblici. Queste finalità. Queste che sono questa che la, sono le ra la ratio sottesa all'istituzione del collegio consultivo e che all'epoca, col 76 del 2020, era ricollegata all'esigenza di far ripartire il paese dopo il primo lockdown, quindi alla necessità di far ripartire le economie, di far ripartire la realizzazione delle opere pubbliche. E chiaramente oggi ancora di più è legittimata e giustificata dalle misure del PNRR, cioè la necessità di mettere a terra tutti gli investimenti PNRR entro i termini previsti e concordati con la Commissione europea, e fa sì che questo istituto sia ancora oggi maggiormente legittimato, giustificato e quindi, come dicevo in premessa, verosimilmente verrà riproposto anche nei prossimi decreti legislativi che andranno a sostituire il decreto legislativo 50 del 2016, il cosiddetto codice dei contratti. Ma il collegio consultivo tecnico. Il collegio consultivo tecnico risponde quindi alla finalità, a un interesse precipuo delle imprese, in quanto la definizione di un procedimento nella fase risolvere, diciamo, tutte le controversie con la stazione appaltante durante la fase esecutiva, fase esecutiva di un appalto nel minor tempo possibile è chiaramente un interesse prioritario per l'impresa. Infatti, protrarre la controversia sul lungo periodo significa per l'impresa chiaramente non poter programmare efficacemente i propri investimenti. E dall'altra parte, per quanto riguarda l'interesse della collettività, invece, la realizzazione dell'opera, quindi veder realizzata un'opera pubblica nei termini, e chiaramente rappresenta un interesse pure prioritario, perché un ritardo, il blocco di un'opera o comunque opere che non vengono concluse, rappresenta un danno evidente per la collettività. Quindi vediamo la normativa di riferimento attualmente vigente. Il collegio consultivo tecnico non è un istituto, vi ho detto, introdotto col DL76. In realtà il collegio consultivo tecnico era un istituto già previsto nel DLGS 50, decreto legislativo 50 del 2016. Era l'articolo 207. Tuttavia, tale articolo è stato abrogato dal decreto legislativo 50, decreto legge 56 del, no, del decreto legislativo 56 del 2017, che ha atteso diciamo, l'ha abrogato per una situazione a seguito del parere del Consiglio di Stato relativo alla genericità della disciplina. Quindi, decreto legislativo 50, introduzione del collegio consultivo, anche se in forme diverse da quelle che conosciamo oggi, decreto legge 76 del 2020 e successivamente l'abrogazione col 56 del 2017. Col decreto legge 76 del 2020, invece, andiamo avanti. Ops. Quindi abbiamo detto che l'articolo 207 era già stato, il consultivo tecnico era già stato introdotto con l'articolo 207 del decreto legge e decreto legislativo 50 del 2016 e successivamente abrogato. E reintrodotto con il decreto legge sblocca cantieri che prevedeva tuttavia. Questo è un passaggio interessante perché prevedeva comunque una forma opzionale di
Collegio Consultivo Tecnico. Lo sblocca cantieri, vale a dire il decreto legge 32 del 2019, aveva stabilito infatti che aveva istituito una forma opzionale di collegio consultivo tecnico e configurato più che altro come come meccanismo di assistenza preventiva con un collegio di 3 membri. E è finalizzato fondamentalmente a che cosa? A una celere risoluzione delle eventuali controversie sorte durante la fase esecutiva del contratto. E, come vi dicevo, fondamentalmente anche nel 32 andava a riprendere quello che era la norma originaria della 207 del 50 del 2016. Il nuovo collegio consultivo tecnico col decreto legge 76 del 2020, che cosa fa? Interviene proprio per quelle finalità che vi dicevo precedentemente. Il collegio consultivo serve fondamentalmente per assistere le amministrazioni, in particolare sugli appalti più grandi. E poi vedremo anche l'ambito di applicazione della norma, però mira a introdurre nel nostro ordinamento uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie, un ADR. In merito in realtà alla configurazione giuridica del collegio consultivo tecnico come strumento di risoluzione alternativa delle controversie, vi sono non vi è unanimità in dottrina. In particolare, il presidente Contessa ha sollevato obiezioni in merito. Però il decreto legge 76 che cosa fa? Innanzitutto prevede una forma di collegio consultivo tecnico non più facoltativo come era previsto in precedenza, bensì obbligatorio. Questo è importante perché proprio va a definire meglio quello che è la volontà del legislatore. E contestualmente si prevede che le determinazioni del collegio consultivo tecnico acquisiscano una forza e una vincolatività che precedentemente non era. Infatti, le determinazioni del collegio consultivo hanno natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808 ter del codice di procedura civile e a meno che non vi sia una diversa volontà delle parti circa l'attribuzione proprio della natura di lodo contrattuale. E la durata del collegio consultivo diciamo, è rapportata al termine di esecuzione del contratto e qualora non ciò invece non sia nei casi in cui il collegio consultivo invece non sia obbligatorio, perché poi vedremo ci sono delle ipotesi in cui il collegio e la costituzione di un collegio è facoltativa, in ogni caso il collegio può essere sciolto a partire dal 30 giugno 2023 e in qualsiasi momento su accordo delle parti. Questo perché? Perché tutta la normativa prevista dal DL76 e poi modificata dal DL77 è stata rapportata al 30 giugno 2023 proprio per andarla a uniformare a quella che è la data delle deroghe, diciamo, della normativa derogatoria per il PNRR. Ma vediamo, per quali opere è necessario nominare il collegio consultivo tecnico? Come vi dicevo, quindi obbligatorio sino al 30 giugno 2023, per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche sopra soglia, quindi lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche sopra soglia. Perché tendo a sottolineare l'ambito di applicazione? Proprio perché ci sono state parecchie polemiche parecchie incertezze, diciamo, da parte degli operatori sull'ambito di applicazione di questa norma, e che poi successivamente, in particolare col decreto legge 77, è stato meglio definito,
rispetto alla versione originale introdotta, la norma originale introdotta col decreto legge 76, è stato meglio definito sui lavori diretti, quindi stiamo escludendo dall'applicazione del collegio consultivo tecnico gli affidamenti relativi alle forniture e i servizi e sopra soglia, quindi stiamo parlando di tutti gli appalti che superano la soglia unitaria, e sono inclusi anche i lavori di manutenzione straordinaria. Anche su questo punto, sui lavori di manutenzione straordinaria e lavori di manutenzione ordinaria, c'erano state delle incertezze da parte degli operatori. Qui il legislatore ha ritenuto di dover meglio puntualizzare questo passaggio, quindi prevedendo l'inclusione dei lavori di manutenzione straordinaria, non quelli di manutenzione ordinaria. E per quanto riguarda i contratti misti, quindi lavori, servizi e forniture, la costituzione del collegio è ritenuta necessaria ogni qualvolta la parte dei lavori superi la soglia unitaria. Allora, come vi dicevo in precedenza, il collegio consultivo ha sussistono delle fattispecie che ne richiedono la costituzione obbligatoria. Sono quelle previste dall'articolo 6,1 del decreto legge 76 del 2020. Si tratta quindi, come vi dicevo, di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e fino al 30 giugno 2023. Il collegio consultivo, tuttavia, può essere costituito facoltativamente dalla stazione appaltante per i lavori sotto soglia. In tale caso, la stazione appaltante e l'operatore, il rapporto che la stazione appaltante e l'operatore dovranno attribuire specificatamente i compiti che desiderano affidare al collegio consultivo. Proprio perché il collegio può essere anche facoltativo, la norma prevede che le stazioni appaltanti possano volontariamente costituire dei collegi consultivi tecnici in una fase antecedente, fino anche alla pubblicazione del bando. Questo perché, nello specifico, l'articolo 6,5 del 76. A volte è capitato che la stazione appaltante si trovasse, magari le stazioni appaltanti, quelle più piccoline, diciamo, meno strutturate, avessero difficoltà a definire alcune situazioni, vicende che interessavano tipo il bando piuttosto la fase di gara. Proprio per questo motivo il legislatore consente alle stazioni appaltanti di costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti che vada a supportare la stazione appaltante nella fase sia di predisposizione che poi successivamente. Ma in particolare la cosa più interessante, vista l'obbligatorietà poi della costituzione per appalti sopra soglia, e la cosa più interessante è che quindi le stazioni appaltanti possono fare prima di avviare l'esecuzione, quindi nella fase di redazione del bando. Per quale motivo? In questo modo possono essere sostenute e supportate nella verifica del possesso dei requisiti, piuttosto che nell'individuazione dei criteri di selezione e di aggiudicazione. E in queste circostanze, cioè nel caso in cui la stazione appaltante ritenga di nominare un collegio consultivo tecnico, diciamo pre-gara, nel corso della predisposizione degli atti di gara, la
i componenti che abbiamo detto essere tre, saranno nominati due dalla stazione appaltante e uno dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, se l'appalto a rilievo nazionale, o altrimenti dalle regioni, dalle province autonome e dalle città metropolitane per le opere di loro interesse. Quindi, per i collegi consultivi, invece, la cui istituzione sia obbligatoria, il collegio dovrà essere costituito entro 10 giorni dall'avvio dell'esecuzione dell'appalto, o comunque per gli appalti che invece erano già in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del DL 77, entro 30 giorni, quindi dall'entrata in vigore del suddetto decreto. Quindi questo ha consentito un'immediata entrata in vigore di questo istituto. Il collegio consultivo è formato da 3 o da 5 componenti. La composizione fondamentalmente è dovuta a quella che è la complessità dell'opera, e quindi della eterogeneità delle professionalità che sono necessarie. È costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente e al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente. La composizione del collegio, poi lo vedremo nel dettaglio, va ad attingere tra professionalità ovviamente tipiche del mondo degli appalti, quindi architetti, ingegneri, giuristi, economisti con comprovate esperienze in materia di appalti pubblici. E, contrariamente alle previsioni, alle previsioni che erano tipiche, perché considerate comunque che il collegio consultivo tecnico mutua una serie di fattispecie dell'arbitrato. Ecco, per differenziare il collegio consultivo tecnico e quindi anche contenerne i costi, poi vedremo meglio nel dettaglio quello che è i vari compensi, eccetera. E il collegio consultivo tecnico non può avvalersi di consulenti tecnici d'ufficio, che erano una delle grandi incognite poi degli arbitrati, perché poi molto spesso i collegi arbitrali, soprattutto quelli composti esclusivamente da giuristi, da avvocati, non erano in grado di entrare nel merito di questioni tecniche, per cui molto spesso il collegio arbitrale si rivolgeva ai consulenti tecnici d'ufficio che andavano ad integrare di fatto la composizione del collegio o avere addirittura finanche una predominanza nella gestione e nelle decisioni assunte dal collegio. Quindi il collegio consultivo tecnico non può utilizzare consulenti tecnici d'ufficio. Le modalità di scelta dei membri del collegio consultivo sono fondamentalmente si va a un scelti in dalle parti di comune accordo È particolare che è possibile, c'è cioè anche la possibilità che vengano scelti tra personale interno dell'amministrazione, della stazione appaltante o dell'operatore economico dell'appaltatore. La cosa che è interessante è che le parti possono definire congiuntamente o delegare ai propri componenti di parte la scelta del presidente. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente,
Questo è designato dal Ministero delle Infrastrutture entro 5 giorni. E per quanto riguarda ovviamente il Ministero delle Infrastrutture, per quanto riguarda gli appalti relativi alle opere di interesse nazionale, considerate che c'è sempre questo rapporto, quindi opere nazionali, Ministero delle Infrastrutture, opere regionali, di competenza regionale, le regioni, città metropolitane e così via. E quindi anche in questo caso sussiste una sorta di potere sostitutivo per chiudere gli eventuali contrasti esistenti tra le parti nella definizione e l'individuazione del presidente. Vi segnalo anche che molte amministrazioni, a seguito dell'entrata in vigore della norma del 76 e poi delle successive modifiche apportate con il decreto legge 77, hanno inteso istituire dei propri elenchi per la nomina fondamentalmente dei componenti dei collegi consultivi tecnici. Ho avuto un lapsus perché la slide che sto per presentare parla di limiti allo svolgimento dell'incarico di membro del collegio consultivo tecnico. Vi ho accennato in precedenza all'arbitrato. Ecco, diciamo che il collegio consultivo tecnico cerca di evitare alcuni errori o alcune, diciamo, problematiche che sono state riscontrate con l'arbitrato. Infatti, i componenti del collegio consultivo tecnico non possono ricoprire più di 5 incarichi contemporaneamente e comunque non svolgere non più di 10 incarichi ogni 2 anni. È importante per evitare quel fenomeno distorsivo che si era realizzato con i collegi arbitrali, dove c'erano degli arbitri, se ricordate alcune inchieste giornalistiche, in merito proprio a questo punto, in cui c'erano degli arbitri che avevano centinaia di arbitrati in contemporanea. Chiaramente, a parte la difficoltà di realizzare tutti questi arbitrati, si era posto anche un problema di compensi da riconoscere a questi arbitri che chiaramente andavano a, a erano di particolarmente onerosi, e che poi fondamentalmente sono stati anche uno dei motivi per cui le amministrazioni pubbliche fondamentalmente hanno inteso veramente utilizzare l'istituto dell'accordo del collegio arbitrale in maniera molto limitata, preferendo piuttosto che devolvere le controversie, definire le controversie a un collegio arbitrale, rivolgersi al giudice ordinario. E per quanto riguarda i limiti allo svolgimento dell'incarico, c'è da dire un'ulteriore cosa, che il legislatore ha inteso sanzionare i componenti dei collegi consultivi che ritardino la consegna delle proprie determinazioni. Vengono sanzionati: il ritardo nella consegna di una determinazione del collegio consultivo viene sanzionato con la impossibilità di essere nominati successivamente in ulteriori collegi consultivi. Le funzioni. Allora, come dicevamo, il collegio consultivo ha una funzione di supporto, assistenza all'amministrazione durante la fase di esecuzione della realizzazione dei lavori. Per cui il collegio supporta la stazione appaltante in tutte quelle che sono le ipotesi di sospensione della realizzazione dell'opera pubblica. In particolare, l'articolo 5 prevede la sospensione per gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, e in questo caso anche in questo caso il collegio consultivo tecnico deve dare un
parere, un proprio parere alla stazione appaltante sull'eventuale autorizzazione alla prosecuzione dei lavori. Questo chiaramente perché era ricollegato all'emergenza Covid. Quindi, laddove sussistessero effettivamente le condizioni per proseguire, il collegio consultivo tecnico poteva supportare l'amministrazione nelle determinazioni di competenza. Ancora, tra le funzioni del collegio consultivo vi è anche la sospensione per gravi ragioni di ordine tecnico. In questo caso, il collegio consultivo adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittimo impedimento, quindi su circa la legittimità della sospensione, e sempre con la finalità di supportare le amministrazioni, indica le modalità con le quali proseguire i lavori e le eventuali diciamo, modifiche necessarie in corso d'opera per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Quindi il collegio consultivo ha funzioni di assistenza e anche funzioni molto attive nell'appalto. Terza ipotesi di intervento del collegio consultivo è dato dalla parere in merito alla risoluzione del contratto che la stazione appaltante dichiara nel caso in cui la prosecuzione dei lavori non possa procedere con il soggetto designato. In tal caso il collegio consultivo è richiesto di parere. Compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico. Come li paghiamo? Dicevo che i collegi arbitrali erano noti per l'onerosità delle prestazioni dei componenti degli arbitri, quindi i costi che si andavano a scaricare sulle amministrazioni, ed erano uno dei motivi per i quali le amministrazioni preferivano il giudice, preferivano adire il giudice ordinario. Per risolvere questo problema, il 76 prevede un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività le determinazioni assunte. I compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico devono essere inseriti nel quadro economico dell'opera, all'interno calcolati all'interno degli imprevisti, anche se poi vengono di fatto utilizzati. La norma che vi ho appena illustrato, che era riferita però al decreto legge 76, in realtà, ritorniamo un attimo dietro, prevedeva un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. Certo, una enunciazione di questo tipo non era particolarmente chiara, per cui l'articolo 6 quater del DL 152, che è stato introdotto in corso di conversione in Parlamento, interviene per risolvere proprio le difficoltà riscontrate dagli operatori nello stabilire l'onorario dei singoli componenti alla luce di quelle che erano di quella che era la norma che vi illustravo precedentemente. Quindi già come potete vedere, il DL 76, che è di luglio luglio 2020, e già nel novembre 2021 ha avuto questa modifica ulteriore. Sui compensi, quindi, il decreto legge 100. Quindi abbiamo detto che il decreto legge 152 ha modificato e ha introdotto delle percentuali in rapporto al valore dell'opera. L'articolo 6 quater, infatti, del 152 prevede due aliquote.
diverse per i collegi consultivi tecnici composti da 3 o 5 componenti. In particolare, per i collegi consultivi composti da 3 componenti, la percentuale è lo 0,5 del valore dell'appalto. Per appalti di valore non superiore a 50 milioni, che poi viene ridotta allo 0,25% per la parte eccedente, eccetera. Vabbè. Questo è inutile che vi stia comunque per 3 componenti allo 0,5 del valore dell'appalto, per 5 componenti allo 0,8% del valore dell'appalto. Quindi il legislatore interviene per dare dei criteri omogenei alle stazioni appaltanti nella definizione, nella determinazione dei compensi. C'è da dire una cosa, chiaramente i collegi consultivi hanno fatto sorgere delle ulteriori problematiche in capo alla possibilità eventualmente di conferire incarichi a soggetti collocati in quiescenza. A tal proposito, la Corte dei Conti della sezione Lombardia, con una delibera di maggio dello scorso anno, ha affermato che gli incarichi conferiti ai soggetti collocati in quiescenza non devono essere assoggettati all'obbligo di gratuità, che voi sapete essere invece un connotato previsto dal decreto legge 95 del 2012, che riguarda tutti i soggetti collocati in quiescenza. Quindi i componenti del collegio consultivo tecnico non devono essere necessariamente assoggettati all'obbligo di gratuità della prestazione e quindi gli potranno essere corrisposti dei compensi. A questo punto, dopo questo inquadramento di massima sull'istituto e sul collegio consultivo tecnico, che diciamo va a definire meglio quello che è la cornice che era stata introdotta dagli articoli 5 e 6 del DL 76 del 2020, i quali hanno delineato il quadro generale di riferimento dell'istituto del collegio consultivo, ma che in realtà poi hanno lasciato una serie di dubbi, hanno lasciato una serie di dubbi, e tant'è che il legislatore nel decreto legge 76 del 2020 in particolare aveva attribuito una competenza al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile di adottare delle linee guida proprio per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo. Questa necessità era sorta a seguito di una serie di contrasti tra diverse amministrazioni che avevano pubblicato delle proprie interpretazioni, delle proprie linee guida e quindi generando confusione negli operatori. Per cui il DL 77 prevede questa, introduce questa previsione di questo decreto ministeriale con l'adozione delle linee guida da parte del Ministero delle Infrastrutture e previo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Quindi, con il DM 17 febbraio 2022, adottato previo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, vengono definiti che cosa? Sono state adottate le linee guida per definire i requisiti professionali e i casi di incompatibilità i casi di incompatibilità, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi, e adesso poi andremo a vedere. Quindi abbiamo visto che in precedenza erano con le due percentuali, andiamo a vedere nel dettaglio, e le modalità di costituzione e funzionamento del collegio, e il coordinamento con gli altri istituti, in particolare con gli istituti consultivi, deflattivi, previsti dalla legislazione. Allora, le linee guida alle quali il legislatore attribuisce la possibilità di andare a
meglio delineare, meglio definire alcuni passaggi e che per, in certi casi in realtà più che definire sono entrate a gamba tesa, andando a regolamentare puntualmente una serie di cose. Quindi le funzioni del collegio consultivo vengono ribadite nelle linee guida e viene ribadita la funzione di quindi preventiva di risoluzione delle controversie e delle dispute, quindi, che possono compromettere l'iter realizzativo dell'opera pubblica o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori. Le linee guida entrano a pie pari entrano a gamba tesa sulla natura di collegio arbitrale, quindi eliminando quelle che erano le incertezze e andando a prevedere che il collegio consultivo tecnico può operare come collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 808 ter del codice di procedura civile, quindi come arbitrato irrituale. E in tal caso il collegio è composto da 5 componenti e con una composizione che deve essere entrambe le parti devono comunque nominare un ingegnere o un architetto, quindi devono avere una deve essere una deve esserci una componente tecnica consistente e nel caso in cui nessuna delle parti abbia nominato come proprio componente di parte un giurista, ecco che il presidente del collegio dovrà essere proprio avere questa figura, questa professionalità. Le linee guida vanno anche a specificare quello su cui le tematiche sulle quali il collegio consultivo non può esprimersi con efficacia di lode rituale. In particolare si tratta di pratica il collegio può esprimersi con l'efficacia di lodo solo sulle questioni che possono essere oggetto di un parere facoltativo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 76. In particolare nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte o di quelle del secondo ramo o di quelle che sono oggetto di parere obbligatorio, in particolare quelle relative alle gravi ragioni di ordine tecnico, in pratica il caso di sospensione dei lavori pubblici, in caso di sospensione dell'esecuzione, e in tali casi il collegio è tenuto praticamente a indicare le modalità attraverso le quali i lavori possono proseguire, possono eventualmente proseguire. Come vi dicevo, e come diciamo, è il filo di questo nostro discorso, l'attività del collegio consultivo è proprio quella di accompagnare l'intera fase di realizzazione, esecuzione, avvio e collaudo dei lavori pubblici. E proprio per questo le linee guida entrano nel merito di quello che è il rapporto del collegio consultivo tecnico rispetto agli appalti finanziati a valere sul PNRR. Proprio per questi appalti, il collegio consultivo è considerato dalle linee guida come uno strumento, diciamo, ampiamente raccomandato. È uno strumento ampiamente raccomandato perché proprio la necessità di realizzare le opere nei termini contrattualizzati concordati con la Commissione per la realizzazione delle opere, chiaramente necessita di uno strumento di supporto importante. E l'attenzione del legislatore, in particolare del Ministero, a questo strumento di assistenza, di accompagnamento per le stazioni appaltanti che realizzano opere con risorse a valere sul PNRR o sul PNC, sul Piano Nazionale Complementare, è previsto, il Piano Nazionale Complementare è previsto in particolare dalla particolare attenzione che il legislatore attribuisce a questi collegi consultivi, i quali sono tenuti a fissare riunioni periodiche. Proprio su questo passaggio le linee guida
entrerò proprio nel dettaglio operativo, andando, quindi il collegio è tenuto a fissare delle riunioni periodiche per rimanere informato sulla realizzazione dei lavori. E quindi poter eventualmente formulare eventualmente delle osservazioni che la stazione appaltante devono tenere in considerazione e che in un'ottica di monitoraggio complessivo di tutte le realizzazioni. Della realizzazione di tutte le opere finanziate sul PNRR devono essere poi trasmesse al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che ha proprio per quella che è la previsione delle linee guida, ha un compito di diciamo, supervisione, monitoraggio e coordinamento complessivo sulla realizzazione delle opere del PNRR. Ora, il collegio consultivo tecnico è autonomo? In realtà no. Il collegio consultivo non può entrare nel merito delle questioni senza che vi sia una precisa richiesta da parte delle parti. Proprio le linee guida vanno a sanzionare anzi un determinato comportamento di tal fatta, prevedendo la nullità delle determinazioni eventualmente assunte senza una esplicita richiesta delle parti. Questo anche perché dovete considerare che c'è un problema del rapporto con quelli che sono invece i compiti della commissione di collaudo, che ha altre finalità e ha un altro altri scopi, diciamo. E proprio per questo le linee guida prevedono espressamente che il presidente del collegio debba comunque informare la commissione di collaudo di tutte quelle che sono le determinazioni che assunte dal collegio consultivo tecnico. Determinazioni che devono essere assunte dal collegio in maniera rispettosa, in ossequio sempre del principio del contraddittorio tra le parti, e quindi finalizzate sempre al rispetto del contraddittorio, quindi al rispetto della possibilità per entrambe le parti di proporre, di rappresentare le proprie motivazioni, le proprie ragioni e quindi di illustrare meglio la propria situazione. Le determinazioni e i pareri del collegio, quindi dicevamo, possono essere attivate da ciascuna o da entrambe le parti e devono essere corredate da tutta la documentazione necessaria per l'espressione del parere da parte del collegio e devono, quanto riguarda le determinazioni del collegio consultivo tecnico, per i profili facoltativi, quindi, e le determinazioni del collegio hanno una, la, diciamo, sostengono, supportano l'amministrazione nelle proprie determinazioni, ma non la vincolano. Questo è importante perché il responsabile unico del procedimento nella definizione del bando, ancorché vi sia stata una istituzione, un collegio consultivo tecnico facoltativo, che vi ricordo è possibile in fase di predisposizione del bando di gara, per l'analisi, per la definizione di quelle che sono le clausole del bando di gara. Ecco, in quel caso, quindi la stazione appaltante chiede il parere al collegio consultivo tecnico, ma la stazione appaltante allo stesso tempo non è vincolata al parere reso dal collegio. Abbiamo visto che il collegio consultivo può esprimere pareri in relazione alla sospensione dell'esecuzione, e sono i pareri obbligatori. E può formulare delle determinazioni a carattere dispositivo, e sono quelle determinazioni relative che hanno natura di lodo o
contrattuale e a meno che le parti non abbiano espressamente manifestato una volontà contraria e a che il collegio si esprima con natura di arbitrato. Chiaramente l'ambito di applicazione sono i soggetti giuridici, sono le stazioni appaltanti e gli operatori economici affidatari di lavori, però è importante ribadire che sono soggette a questa disciplina, cioè all'istituto del collegio consultivo tecnico, tutti i soggetti pubblici e privati tenuti all'applicazione del codice, tanto nei settori ordinari quanto nei settori speciali e anche nelle concessioni, ma ancora di più i commissari straordinari, quelli che sono stati nominati ai sensi del decreto legge 32 del 2019 e quindi devono rispettare devono istituire il collegio consultivo. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione oggettiva, le linee guida ribadiscono quello che abbiamo visto anche essere quello che abbiamo visto in precedenza, per cui rientrano nell'ambito di applicazione della norma i contratti e gli affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, inclusi lavori di manutenzione straordinaria, sopra soglia, sono esclusi gli affidamenti relativi alle forniture e ai servizi, e l'importo di riferimento è quello previsto chiaramente per quanto riguarda i sopra soglia. Rientrano nell'ambito di applicazione della norma anche i contratti stipulati attraverso accordi quadro con uno o più operatori economici e per quanto riguarda i contratti che erano in corso di esecuzione i contratti che erano in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del 76, quindi della norma il cui valore era superiore alle soglie comunitarie. Ecco, per quegli appalti già in corso di esecuzione, le linee guida prevedono che venga sottoscritto un apposito atto aggiuntivo tra le parti, proprio per definire quelli che sono i compiti del collegio consultivo. Deferendo a quest'organo anche a tutte quelle che sono le vicende già in essere, eventualmente già in corso in tema di sospensioni e/o di difficoltà nell'esecuzione e nella realizzazione dell'opera. L'ambito di applicazione oggettivo si estende altresì all'appalto per lotti e gli appalti per sotto soglia. Relativamente all'appalto per lotti, quindi gli appalti aggiudicati per lotti distinti, la norma trova applicazione in maniera obbligatoria nel momento in cui vi siano dei lotti che sono sopra soglia. Quindi non si fa riferimento al valore complessivo stimato dei lotti, ma si guarda per singolo lotto. Per quanto attiene invece gli appalti sotto soglia, ivi compresi quelli già in corso di esecuzione, l'applicazione della norma è fortemente raccomandata, sempre con lo scopo di assistere le stazioni appaltanti, un'ottica di efficienza e di snellimento dell'azione amministrativa. In tal caso è necessario che le parti sottoscrivano un apposito accordo con il quale assumono l'impegno di costituire il collegio consultivo tecnico e nel caso in cui ovviamente ciò è ancora di più vero nel momento in cui questi appalti sotto soglia dovessero superare per qualsivoglia situazione derivante dall'esecuzione, dovessero superare la soglia, ecco, allora lì
fortemente raccomandata, come per gli appalti sotto soglia, la costituzione del collegio consultivo tecnico diventa invece obbligatoria. Quindi le stazioni appaltanti dovranno procedere obbligatoriamente. Chi può fare il presidente del collegio consultivo tecnico? Le linee guida entrano nel dettaglio. Io ve le ho riportate e poi è inutile stare a entrare nel dettaglio, però vi dico fondamentalmente che sono due le macrocategorie che vengono ricomprese: liberi professionisti e diciamo, quindi con ingegneri, architetti, giuristi, eccetera, che hanno fondamentalmente esperienze specifiche, esperienze di RUP, esperienze di presidenti di commissioni di collaudo per l'acquario, piuttosto che di ingegneri con esperienza. L'importante è che per tutte le qualifiche professionali è richiesta un'anzianità nel ruolo non inferiore a 10 anni. In merito ai requisiti professionali, frattempo scorro così vi faccio vedere, e vi voglio segnalare, allora, nei giuristi, le linee guida prevedono esattamente che possono essere presidenti di collegio consultivo i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, gli avvocati dello Stato, i dirigenti della carriera prefettizia, va bene, dirigenti di PA, dirigenti di stazioni, appaltanti con personalità giuridiche, professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche. Non si parla degli avvocati del libero foro. Questo ha portato l'Ordine degli Avvocati di Roma a ricorrere presso il TAR Lazio chiedendo una sospensione cautelare di questo passaggio, cioè della situazione in cui, per quelle che sono le motivazioni adotte dal Consiglio dell'Ordine, l'illegittima esclusione degli avvocati dalla possibilità di diventare presidenti, perché chiaramente un avvocato del libero foro non può avere nessuna di queste, non ricopre, non ricorre a nessuna di queste condizioni. Il TAR del Lazio, proprio lo scorso 19 aprile, con la sentenza 2585 del 19 aprile 2022, ha ritenuto illegittima l'esclusione degli avvocati del libero foro dalla possibilità proprio di diventare presidenti dei collegi consultivi tecnici, e quindi è stata accolta l'istanza cautelare presentata dall'Ordine degli Avvocati. È un fatto molto importante perché chiaramente venivano escluse, venivano non contemplate una serie di professionalità ed era ingiustificata una esclusione di tal fatta. Detto ciò, la nomina dei componenti dei collegi consultivi, anche qui le linee guida entrano nel dettaglio delle professionalità, si parla di sempre ingegneri e architetti che hanno ricoperto 10 anni nel ruolo di funzionario tecnico, eccetera, hanno partecipato, giuristi con funzionario di livello apicale nel campo giuridico, e qua a differenza, vedete, mentre per il presidente, per la figura del presidente, non era contemplata l'ipotesi degli avvocati del libero foro, mentre invece tale ipotesi è contemplata, diciamo un'anomalia era, per fortuna il TAR ha ritenuto di sospenderne l'efficacia, invece per quali componenti è possibile che gli avvocati iscritti all'albo professionale degli avvocati almeno 10 anni con significative esperienze documentali o difensori di parte pubblica o privata in condizioni di assistenza amministrativi nel settore dei lavori pubblici potessero assolvere al compito di componenti del collegio consultivo. Quindi abbiamo giuristi, abbiamo economisti, abbiamo ingegneri.
Le linee guida, tuttavia, entrano nel merito anche dell'incompatibilità, cioè dei soggetti che non possono ricoprire gli incarichi di componente o di presidente. In questo caso vengono in rilievo quelle che sono le cause di incompatibilità previste sempre dal codice di procedura civile, al quale fondamentalmente, come vi ho detto e ci tengo a ribadirlo, il collegio consultivo si rifà per molti aspetti, riprendendo molti aspetti di quelli che erano quello che è l'arbitrato previsto proprio dal codice di procedura civile. E chi è che non può assumere l'incarico di componente del collegio consultivo? Innanzitutto i soggetti che hanno svolto attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza, direzione lavori sull'affidamento, è chiaro, questo è scontato. Soggetti che hanno interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori, anche questo è evidente, soggetti che si trovano in situazioni di conflitto di interesse, soggetti con non in possesso di requisiti reputazionali o di onorabilità, e poi un'ultima fattispecie, a parte queste che sono, diciamo, quelle classiche del conflitto di interessi, comunque delle incompatibilità o inconferibilità dell'incarico, un altro soggetto, cioè i soggetti che ricadono in uno dei casi previsti dall'articolo 6,8 del decreto legge 76/2020, vale a dire quei soggetti che hanno ritardato l'assunzione di determinazioni. Quindi sono soggetti che non possono essere più nominati componenti, che non possono essere nominati componenti. Questo proprio per andare a incidere maggiormente su quella che è la tempistica dell'adozione dei provvedimenti. È fondamentale, infatti, che il supporto che viene dato alle stazioni appaltanti sia un supporto puntuale, efficiente e con delle tempistiche molto stringenti. Non è ammesso, infatti, che l'amministrazione debba rincorrere, come purtroppo capitava in alcuni casi anche con i collegi arbitrali che avevano delle durate a volte molto lunghe, e quindi richiede che i propri componenti siano soggetti che sono puntuali e provvedano a una rapida assunzione delle determinazioni di propria competenza. E quindi le linee guida, abbiamo detto, prevedono queste ipotesi incompatibilità, e vediamo per quanto riguarda invece i compensi. Come vi dicevo, il 76, poi modificato dalla 152 del 2021, erano entrati per cercare di meglio definire gli importi spettanti ai componenti dei collegi consultivi. Quindi le linee guida entrano nel merito e innanzitutto vanno a definire un principio. I compensi di tutti i membri del collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà. Questo perché? Perché già nella prima attuazione della norma, ci si era trovati con dei collegi consultivi nei quali i membri non venivano pagati in particolare dagli operatori economici. Quindi questo determinava ovviamente una richiesta di pagamento nei confronti della stazione appaltante, creando delle difficoltà, perché proprio non c'è il vincolo di solidarietà, era complicato sostenere che ci fosse un vincolo di solidarietà, essendo le parti comunque responsabili del pagamento pro quota. Tuttavia, le linee guida entrano nel merito, dettagliano espressamente questo punto, e quindi non c'è il vincolo di solidarietà nei pagamenti. Nei pagamenti degli onorari dei componenti del collegio consultivo. E tuttavia, le linee guida
ben conscia anche delle difficoltà che possono interessare a volte le appaltatori e le imprese, ha previsto che in caso di mancato o tardivo pagamento da parte dell'operatore economico, la stazione appaltante può procedere a pagare direttamente la quota spettante al componente del collegio consultivo, andando a trattenere la quota spettante a carico della la quota spettante all'operatore economico dai corrispettivi da corrispondere, da versare all'impresa. Quindi no, scusate, sono andato avanti, però è importante vedere che le linee guida quindi definiscono quindi una parte fissa proporzionata al valore dell'opera, calcolata ai sensi del DM Giustizia del 17 giugno 2016, e anche qui è prevista una riduzione proprio per contenere i compensi dei componenti del collegio consultivo. E per quanto riguarda invece le determinazioni, diciamo, assunte dai collegi, lì viene riconosciuta una retribuzione, diciamo, una parte variabile della retribuzione con delle aliquote, con delle particolari aliquote, per cui per le determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, il compenso previsto per l'importo orario previsto nel DM Giustizia 2016 è incrementato del 25%. In caso di determinazione a carattere giuridico, si utilizza come riferimento l'attività stragiudiziale, e quindi questo per quanto riguarda il pagamento della parte variabile, diciamo, della parte variabile dei compensi. Il compenso, sempre qui partendo dall'osservazione, dal confronto con i collegi arbitrali, il legislatore prevede che il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del collegio non possa comunque superare il triplo della parte fissa stabilito nel verbale di costituzione. Il verbale invece, il compenso della parte variabile è decurtato invece da un decimo ad un terzo per ciascun parere o determinazione assunti oltre i termini fissati in assenza del giustificato motivo. E questa è, diciamo, la sanzione che viene prevista dalle linee guida per i ritardi, che poi possono portare, come abbiamo già visto, anche a ipotesi di impossibilità di impossibilità di conferimento di nuovi incarichi ai componenti del collegio consultivo. Accanto alla DM che abbiamo visto, il legislatore ha previsto un ulteriore organo, che è l'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici, adottato con decreto ministeriale 1 febbraio 2022, numero 22. Che cosa fa? In pratica l'osservatorio che è stato istituito presso il Consiglio dei Lavori Pubblici, considerate che il Consiglio dei Lavori Pubblici ha assunto, per quanto riguarda l'istituto del collegio consultivo, una forza trainante. In premessa vi avevo parlato dei contrasti che c'erano stati, contrasti interpretativi che c'erano stati a seguito dell'entrata in vigore del DL76. Ecco, i contrasti interpretativi erano dovuti alle linee guida adottate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in maniera autonoma, diciamo priva di una giustificazione normativa, rispetto ad altre linee guida che erano state redatte da altre strutture, mi riferisco in particolare ad Itaca, e quindi si era resa necessaria l'esplicitazione e poi la previsione normativa proprio del co della, della Il compito a carico del decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile di adottare queste linee guida, previo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Quindi le linee guida che noi stiamo vedendo, abbiamo appena visto, e che comunque contraddistinguono quello che è l'operato del collegio consultivo tecnico,
cioè l'orologio consultivo tecnico, riprendono fondamentalmente e sostanzialmente anche quelle che erano le linee guida che già il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici aveva adottato. Detto ciò, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è tramite questo osservatorio che è istituito, che viene stato istituito, che cosa fa? Fa innanzitutto un'attività di monitoraggio complessivo degli appalti. Degli appalti che sono delle determinazioni assunte dal collegio consultivo, con particolare riferimento agli appalti finanziati a valere sul PNRR, ma altresì cura innanzitutto la tenuta di un apposito elenco dei soggetti esperti che possono essere nominati presidenti del collegio consultivo tecnico. Vi ricordo, che tra i soggetti che la norma prevede possano ricoprire il ruolo di presidente del collegio consultivo, vi sono proprio i componenti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che comunque si sono dati quindi un ruolo anche molto attivo. Altresì, l'osservatorio può effettuare verifiche a campione per verificare mancato rispetto del principio della rotazione e quindi comunque il rispetto dei limiti di incarico della rotazione proprio di incarichi l'osservatorio ha anche una funzione propositiva e se può segnalare eventuali violazioni alla stazione appaltante in merito al mancato rispetto proprio delle linee guida. Inoltre garantisce l'accesso da parte dei soggetti interessati garantisce l'accesso da parte dei soggetti interessati ai dati in possesso. Andiamo avanti. Come vi dicevo, quindi il collegio, l'osservatorio ha questa finalità ed è l'interfaccia, diciamo, è l'interfaccia fondamentale per i collegi consultivi tecnici, che infatti sono tenuti a comunicare all'osservatorio tutti i propri dati. In realtà il decreto ministeriale 22 del 2021 prevede espressamente che i collegi consultivi sono tenuti proprio a trasmettere gli atti di costituzione, le variazioni di composizione, anche lo scioglimento, le determinazioni assunte con valore di lodo arbitrale e l'andamento sui lavori rispetto in particolare alle opere comprese nel PNRR. In questo modo, di fatto, l'osservatorio ha un controllo complessivo sull'operato dei collegi consultivi tecnici. L'osservatorio ha altresì compiti di ispettivi di vigilanza sulle stazioni appaltanti tant'è che è previsto il potere sanzionatorio, la mancata o ritardata comunicazione delle informazioni all'osservatorio costituisce grave inadempienza da parte dei presidenti del collegio e quindi può costituire fattore preclusivo dell'assunzione di ulteriori incarichi di presidente o componente di collegi consultivi tecnici. E io avrei terminato nei tempi che ci eravamo dati. Allora, diciamo una serie di riflessioni volevo fare con voi. Innanzitutto, la prima riflessione è quella che vi ho fatto in premessa. Tutto ciò che ci siamo detti stamattina ha un valore limitato, perché il legislatore adesso dovrà adottare i nuovi decreti legislativi e adesso rispondo alle domande perché allora il legislatore dovrà adottare dovrà adottare i decreti legislativi per la in virtù della legge delega sui contratti pubblici e anche nei contratti pubblici. Allora, lasciamo perdere le riflessioni, adesso rispondo prima alle domande. Sì, allora,
Viene chiesto se è obbligatorio istituire il collegio consultivo tecnico e entro che data? Sì, il collegio consultivo tecnico è obbligatorio, va costituito per gli appalti sopra soglia entro 10 giorni dall'entrata dall'avvio dell'esecuzione dei lavori. Stiamo parlando di lavori di realizzazione di opere pubbliche e manutenzione straordinaria. Quindi in queste circostanze va istituito, sì. Nei comuni inferiori a 2.000 abitanti, sì, anche i comuni inferiori a 2.000 abitanti sono, se ovviamente ci sono quelle condizioni che abbiamo visto essere necessarie, vale a dire che l'appalto è sopra soglia, adesso non so se questo comune nello specifico è in corso un appalto sopra soglia o lo ha già bandito. E a proposito, allora ribadisco che nel caso in cui vi sia un appalto anche sopra soglia, il legislatore prevede la possibilità di costituire in via facoltativa il collegio consultivo, scusate, in una fase antecedente all'esecuzione, quindi come supporto alla stazione appaltante nella fase di predisposizione del bando di gara. Ciò a che fine? Proprio per supporto alla stazione appaltante nella predisposizione di tutte le varie clausole contrattuali. Quindi questo sì. E per quanto riguarda qualora la capienza degli interventi della voce imprevista del quadro economico sia esaurita, da dove si attingono le risorse necessarie per il pagamento dei compensi del collegio consultivo? Ecco, in questo caso bisognerà fare una rimodulazione del quadro economico dell'intervento. Capisco ci possono essere problemi di finanziamento dell'intervento, però la capienza va comunque assicurata perché va garantita e va comunque garantita. E poi vediamo, ci sono altre domande. Entro che data? Sì, anche nei comuni inferiori a 2.000 abitanti, sì, detto, è comunque obbligatorio anche per i comuni inferiori a 2.000 abitanti. Entro che data? Entro 10 giorni dall'avvio dell'esecuzione, a meno che la stazione appaltante non abbia ritenuto di istituirlo in via facoltativa per la predisposizione, per il supporto alla predisposizione del bando di gara. Vediamo. Comunque c'è da dire che le domande che eventualmente quanto tempo resta in carica il collegio consultivo? E il collegio consultivo resta in carica fino all'esecuzione al termine dell'esecuzione dell'appalto. Attualmente la deadline sarebbe il 30 giugno del 2023, conformemente a quello che è previsto, sono tutti i termini previsti per la normativa sul PNRR, così come è stato come ha modificato il 76 del 2020. Tuttavia, le parti possono sempre comunque decidere di prorogare la durata del collegio consultivo tecnico. È obbligatorio? Questa domanda ho risposto, quindi entro che data? Questa abbiamo risposto. Quindi vi ricordo però Sì, che non vedo altre no, domande. Al momento non ci sono io vi altre domande. Esatto, vi ricordo che possiamo comunque, potrete magari se avete altre domande scriverle in chat in modo tale da avere una risposta successiva. Ne vedo una. Sì, esattamente. Allora, mi viene chiesto, le determinazioni aventi valore di lodo contrattuale comportano il venir meno del divieto a che le PA possano definire le controversie attraverso arbitrato libero e rituale? Sì. Sì, assolutamente sì, fa venire meno quel divieto perché ed era una delle questioni che vi accennavo prima, perché le linee guida, così come sono previste nel 76 e
nella 76, nella versione modificata dal DL 77, hanno attribuito proprio questa competenza. Anche se il legislatore in realtà è stato un po' vago nella previsione. Però sì, allo stato attuale è sì, la risposta è sì. Quindi possono definire le controversie attraverso arbitrato libero o rituale. Quindi, deferendo al collegio consultivo queste competenze. Per quanto riguarda la costituzione del CCT, allora il CCT è costituito su proposta del responsabile unico del procedimento dalla stazione appaltante. Quindi è il responsabile unico del procedimento che richiede alla stazione appaltante la costituzione. Abbiamo visto che per la costituzione, quindi per l'individuazione dei componenti obbligatorio, ovviamente sì, stiamo parlando di obbligatorio. Quindi il CCT lo costituisce la stazione appaltante su proposta del RUP, laddove c'è il. Laddove si verificano, sussistono delle condizioni che necessitano di un collegio consultivo tecnico obbligatorio. E allo stesso modo, però, il RUP può anche proporre alla stazione appaltante il collegio consultivo facoltativo di cui vi parlavo prima. Quindi c'è una duplicità. Il RUP fondamentalmente può fare una proposta per entrambi laddove lo ritenga opportuno. Cioè, laddove lo ritenga opportuno è riferito soltanto alla facoltatività, è riferita soltanto chiaramente a quello pre-contenzioso e pre-esecuzione. Obbligatorio invece è quello previsto dalla norma e quindi il RUP lì ha un compito, diciamo, più ridotto, più circoscritto. Vi invito a fare attenzione al disegno di legge delega. È una cosa molto importante perché vedo dalle domande e dai profili che hanno partecipato all'incontro odierno che siete fondamentalmente tutti tecnici e già le modifiche normative che sono state introdotte dal legislatore col 76, col 77, col 152 e così via e con i vari DM attuativi che sono stati adottati hanno portato a costringono l'operatore a un costante aggiornamento, a una costante attività di riqualificazione. Per cui molte novità ci saranno con i decreti legislativi di adozione della riforma del codice dei contratti e considerate che i decreti legislativi verranno redatti dal Consiglio di Stato. Quindi chiaramente ci sarà un'impostazione che sarà che non potrà prescindere chiaramente da tutte quelle che sono le sentenze, gli orientamenti del Consiglio di Stato e della giustizia amministrativa in genere in materia di appalti e quindi ne vedremo delle belle. Sarà divertente e niente, continueremo ad affrontare l'argomento e spero di incontrarvi presto. Io vi Grazie. ringrazio. Buona giornata. Grazie, grazie per la presentazione. Ringraziamo l'avvocato Mazzotta e ringraziamo anche voi per la partecipazione. Vi ricordo che la registrazione e le slide saranno disponibili su Eventipia allo stesso indirizzo al quale vi siete iscritti. Vi ricordo anche che da domani potrete, dopo aver ricevuta, la comunicazione dell'attestazione della presenza, scaricare l'attestato di iscrizione a questo webinar. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e avrete, di nuovo nostre notizie alla ripresa delle attività a settembre. Vi ringrazio molto della partecipazione e ancora buon proseguimento di giornata a tutti. A presto.